Un segno molto bello quello posto oggi nel cortile del centro di San Salvatore, un segno posto da tutti i bambini, adolescenti e ragazzi a partire dalle elementari, le medie, alla formazione professionale. Quattro lettere, una parola, la parola pace, e così la parola pace è formata da una P che ci dice che soltanto se siamo per gli altri, per i nostri fratelli, riusciamo a essere costruttori di pace. E se la nostra pace è donata a qualcuno, a chi è distante, ma soprattutto a chi è vicino. E poi la lettera C, e mi sono venute in mente tutte quelle parole che hanno la parte con, la condivisione, la compassione, l'essere con l'altro. E poi la parola E, perché la pace non la costruisco soltanto io, ma lo costruisce Giovanni e Francesco e Vittoria. E allora così, parole piccole, ma un sogno grande, quello della pace. Lo scopo è quello di dire che la pace ha bisogno anche di ciascuno di noi. La pace è un dono di Dio, è un dono degli altri uomini, ma ciascuno di noi deve, può e desidera fare la propria parte per costruirla incessantemente. Questo è il nostro messaggio, che lo facciamo attraverso dei gesti, la musica, tutto quello che voi avete preparato. E sottolineo e ringrazio da subito il lavoro che avete fatto voi e gli insegnanti per preparare questo momento, perché quel lavoro lì rimane in ciascuno di voi e vi ha fatto imparare e capire tante cose. Voi avete costruito qualcosa però con un lavoro collettivo e nessuna parola di odio scritta sopra in qualche modo questo lo può rovinare, perché la pace è qualcosa che si costruisce insieme, che si costruisce con un'idea, e anche questo momento che abbiamo condiviso stamattina non deve essere soltanto un momento di gioia con dei colori, ma è simbolico, ma deve essere qualcosa di più. Questa attività è nata dal settore educativo del Villaggio del Ragazzo e c'è stata questa esigenza di voler dare un segno a questo periodo che stiamo vivendo, della sofferenza della guerra. Ho cercato di coinvolgere con un incontro le diverse realtà, la scuola primaria con la secondaria dell'Istituto Comprensivo di Cogorno. Hanno partecipato anche la formazione professionale e l'attività specializzata sempre della formazione professionale. In questo incontro abbiamo delineato le cose che credevamo importanti per sottolineare questo messaggio per i ragazzi, e ogni realtà ha preparato una testimonianza dove vi era il lavoro fatto da loro sul tema della pace. È emerso una giornata molto bella, mi sembra, dove abbiamo condiviso i diversi messaggi dai bambini più piccoli che hanno costruito la bandiera arcobaleno fisicamente con dei cartoncini, fino ad arrivare alla scuola secondaria che ha preposto delle canzoni, poi alla formazione che ha portato la propria esperienza sul confrontarsi sulla pace e l'attività specializzata. È stato un momento condiviso da tutti e molto bello.